Bentrovati a questo appuntamento sulla famiglia, continuiamo a riflettere sul tema della famiglia, sulla sua vita, le sue complessità, le ricchezze della famiglia, ma anche le difficoltà che si vivono ogni giorno. Oggi in studio con noi abbiamo ospiti Massimiliano Padula, docente di sociologia e comunicazione alla Pontificia Università Lateranense. Benvenuto. Buongiorno, grazie. E Tonino Cantelmi, che invece è psichiatra e psicoterapeuta e che insegna la sapienza. E anche? Adesso all'Uni Marconi, la cyberpsicologia. Esperto di? Eh... Mi occupo soprattutto di dipendenze comportamentali, da tecnologia e l'impatto così della tecnologia digitale sulla mente umana. Quindi un tema che fa proprio per noi oggi, che vogliamo riflettere su famiglia e comunicazione, quindi comunicazione in famiglia e come la comunicazione invece influisce sulla vita delle nostre famiglie. Ecco, cominciamo eh, a partire dalle parole del Santo Padre in un'udienza di ottobre in cui ha dato un po' il quadro, il, diciamo l'acqua in cui eh, si muove la famiglia. Ascoltiamo. Vorrei dire di più, la famiglia non solo non ha riconoscimento adeguato, ma non genera più apprendimento. A volte verrebbe da dire che con tutta la sua scienza, la sua tecnica, la società moderna non è ancora in grado di tradurre queste conoscenze in forme migliori di convivenza civile. Non solo l'organizzazione della vita comune, si incaglia sempre di più in una burocrazia del tutto stranea ai legami umani fondamentali, ma addirittura il costume sociale e politico mostra spesso segni di degrado, aggressività, volgarità, disprezzo che stanno ben al di sotto della soglia di un'educazione familiare anche minima. In tale congiuntura, gli estremi opposti di questo abrutimento dei rapporti, cioè l'autosità tecnocratica e il familismo amorale, si congiungono e si alimentano a vicenda. Questo vero è un paradosso. Ecco, questo è il quadro che dà eh, Papa Francesco sulla famiglia, il contesto sociale e politico, questi segni di degrado. Il Papa parla anche di apprendimento. Ecco, la famiglia non genera più apprendimento. Con Massimiliano Padula parliamo un po' di comunicazione. Qual è il contesto comunicativo in cui la famiglia oggi si trova a vivere? Beh, certamente la famiglia è una delle vittime principali della contemporaneità, o meglio, delle derive della contemporaneità. Eh, basti pensare alla riduzione eh, graduale del tempo che i genitori passano con i figli per una serie di motivazioni legate al lavoro e legate ad, 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 anche ad altre questioni. Quindi il tempo sociale destinato alla famiglia è certamente rimodulato e quindi anche tutte le altre questioni primarie e principali legate alla famiglia, come l'apprendimento, come anche le differenze sane tra generazioni, sono messe a repentaglio. Quindi il Papa credo che eh, sottolinei una sorta di campanello d'allarme per richiamare ad una nuova fusione eh, generazionale, ma una fusione, una armonizzazione che appunto sempre di più si sta eh, diluendo e perdendo con il passare del tempo. Ecco, parla anche di appunto questa ottusità tec tecnocratica. La società è cambiata negli ultimi anni in modo decisivo, in modo drammatico, possiamo anche dire. Eh, lei è esperto proprio di tecnoliquidità. che cosa significa? Che, che cosa sta succedendo? Ma intanto voglio dire una cosa su quello che diceva il professore Padula, e cioè mh, questa riduzione del tempo è vero ed è drammatico perché in realtà quando il Papa parla di apprendimento sta dicendo che i genitori, gli adulti non trasmettono più ai figli... Eh, non solo informazioni, ma anche tutta quella modalità per capire che cosa sta succedendo, c'è cioè tutto quel meccanismo di comprensione della realtà. E quindi c'è un silenzio colossale dei genitori, un silenzio degli adulti, un silenzio impressionante. Però c'è anche mancanza di tempo da parte dei figli: io ho cinque figli e li vedo affaccendati in mille cose. E dunque, manca tempo ai genitori, manca tempo ai figli, e nel, in sostanza quello che si realizza è un grande silenzio. Allora direi che innanzitutto c'è una mancanza di desiderio di comunicare, perché? Boh, forse per molti motivi. Ecco, la sua domanda era che cos'è la tecnoliquidità e questa straordinaria rivoluzione che stiamo vivendo in cui da un lato la tecnologia digitale sembra darci sconfiati orizzonti, nuove onnipotenze, nuove capacità, dall'altro però tutto questo si coniuga con una sostanziale liquidità dove nessuno di noi è più simile a se stesso, non c'è stabilità, non c'è fermezza. Non c'è trasmissione per esempio di, eh, di valori o di competenze. E che cosa succede in definitiva? Che i figli, i nostri figli hanno sempre meno bisogno di adulti. Mm, io mh, ho fatto una ricerca sulla dieta mediatica nei, nei nostri bambini e adolescenti nel 2013-2014. Il dato sorprendente per me è stato che fino a 10-11 anni i nostri figli ancora un po' chiedono ai genitori informazioni. Da 10-11 anni in poi hanno Google hanno i tutorial su YouTube, hanno un miliardo di altre eh, fonti dove attingere informazioni su tutto, da come farsi la, la barba quando decideranno di farsi la barba, a come farsi il nodo della cravatta, a come scoprire nuovi orizzonti, nuove realtà. E dunque c'è questo silenzio colossale nelle famiglie che secondo me è interessantissimo per certi versi, pericolosissimo per certi altri. Ecco, veramente informazioni che fanno riflettere e veramente ci obbligano. A, a pensare a come passiamo il nostro tempo, il tempo che poi viene spesso insomma, molto occupato, magari tempi morti, magari tempi non morti, no? usando social media, applicazioni varie. Twitter, Facebook, questo penso che sia il quotidiano di tanti, insomma almeno i più giovani sicuramente. Assolutamente sì, si è passati no, da una visione dei mezzi di comunicazione come, come strumenti che determinano, che plasmano, che si innervano le, nella psiche, sino ad arrivare a una sorta di naturalizzazione dei media, cioè i media sono degli ambienti che noi viviamo, che noi abitiamo, eh, dei contesti esistenziali, dell'aria che respiriamo. Credo che sia importante invece riscoprire quella che è la radice antropocentrica dei mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione o i media in generale altro non sono che delle proiezioni, proiezioni da proiectum, progetto, sono dei progetti dell'uomo che riflettono le istanze, le gioie, i desideri, le angosce, le tristezze, le aspettative. E quindi credo che sia importante proprio appunto recuperare ehm, questa puntualizzazione umana legata ai mezzi di comunicazione. I social sono un esempio straordinario e evidenziano proprio quella che è la differenza generazionale tra i genitori e i figli. Eh, I figli non percepiscono una differenza, è come se non ci fosse differenza tra eh, una vita offline, quindi una vita materiale e una vita online. I genitori ancora a questa porta tendono a barcarla e proprio in questo si gioca la sfida di ridurre questo gap che purtroppo a volte determina anche delle insidie. Quindi. Posso dire una cosa, cioè, è questo. il fatto che siano così pervasivi, come ha detto bene, cioè degli ambienti in cui praticamente ci plasmano, è, è una realtà. Eh, noi siamo sempre collegati, siamo, gli smartphone hanno determinato questo fenomeno per cui non c'è più differenza fra vita online, virtuale, reale. Sono tutte contrapposizioni eh, passate che stanno forse nella mente dei predigitali, ma non stanno più nella, nella, nella realtà delle cose. Questo però significa un qualcosa. C'è una generazione di adulti, di genitori, che ha vissuto l'epoca pre-digitale. È un pochino, non so quanti anni hai, ma più o meno, credo che noi siamo abbastanza, comunque abbiamo studiato sui libri, comunque abbiamo, eh, ci siamo... Preserve. Eh, siamo un pochino, ecco. Ma uh, questa è l'ultima generazione. Cioè, d'ora in poi, tutte le generazioni saranno sempre online. Allora noi abbiamo un compito generazionale straordinario. Cioè dobbiamo trasmettere ai mh, mobile born, ai nativi digitali, ai nostri figli qualcosa che poi non troveranno mai più. Allora noi siamo l'ultima generazione che può trasmettere questo qualcosa. E che cosa possiamo trasmettere? Cioè che cos'è che poi dobbiamo trasmettere in definitiva? Tanto i nostri figli, eh, c'è cioè addirittura l'inversione della cultura, cioè sono loro che insegnano a noi cosa è mai successo nella storia in maniera così colossale, diciamo, in maniera così formidabile. Fanno comunità autoreferenziate, tecnocentrate, insomma, se la, se, la, se la cantano, se la suonano abbondantemente da soli. Dove sta il ruolo dell'adulto, quindi, in qualche modo? Nel fatto che se io metto Dio su Google, mi compare come prima cosa Christian Dior, cioè, ai nostri figli, se Google, quando vanno a interrogare su Dio Google, compare Christian Dior, gli dice quindi, gli parlano di, di altre cose, profumi, non so cosa faccia Christian Dior, ma fa qualche, qualche altra cosa. Okay. Allora, mancano dei criteri e mancano dei criteri che sono fondati sull'autenticità della relazione. Allora, questo è l'eredità che noi dobbiamo trasmettere a questa generazione. Il problema è che noi abbiamo adulti e mh, ci mettiamo in mezzo tutti noi che chiamiamo adultescenti, cioè che sono degli adulti che ancora sono adolescenti in qualche modo e quindi sono, eh, rincorrono i figli. Sul, proprio su, su, sull'adolescenza insomma ci sono dei profili facebook di mamme che sono molto più adolescenziali delle loro figlie le loro figlie sono molto più responsabili, adulte su facebook delle loro mamme ecco questo ci interroga profondamente che la qualità di noi adulti fondamentalmente nelle nostre famiglie dovremmo ragionare eh, rifondando una, una capacità genitoriale a cui oggi si fatica ad arrivare, eh, essere genitori significa in qualche modo essere per ma per essere per bisogna essere con cioè quindi essere capace di fare una relazione autentica ma soprattutto prima ancora esserci, cioè avere un'identità e il problema è proprio qua questa identità che oggi è messa profondamente in discussione dico una cosa per dirne tutte ehm, il tema del gender cioè di poter essere cioè che il maschile e femminile mh, non è legato a un qualcosa di dato cioè io e lei non siamo diversi perché biologicamente siamo diversi ma siamo diversi perché abbiamo deciso di essere diversi perché io ho deciso il mio maschile lei ha deciso il suo femminile ma potremmo decidere secondo Facebook una sessantina di modi di essere androgino, androgeno, cisgender, 60 modi di essere um, e secondo l'Australia 23-24, il governo australiano ha fatto un decreto in cui uno si può mettere sulla carta identità 23 scelte tra maschi e femmine, ci sono altre 22 soluzioni intermedie. Bene, tutto questo genera una fluidità incredibile, cioè va proprio a colpire l'identità. Allora, eh, il punto fondamentale è riconquistare un'identità. Chi siamo? Allora, abbiamo aperto veramente una riflessione, penso estremamente importante, siamo andati subito insomma, un po' al cuore dei problemi, io vorrei farvi un'altra domanda, cioè come è possibile abitare questi media, cioè come è possibile di fronte a questa sfida eh, così eh, grossa esserci, come diceva il professor Cantelmi, però vorrei un attimo prima di eh, mh, riflettere su questo ascoltare le parole del Papa alcuni giorni fa in un'udienza molto interessante proprio sul tema della comunicazione tra genitori e figli. La condivisione del pasto e dunque oltre che del cibo anche degli affetti, dei racconti, degli eventi è un'esperienza fondamentale. Quando c'è una festa, un compleanno, un anniversario ci si ritrova attorno alla tavola. In alcune culture è consuetudine farlo anche per un lutto per stare vicino a chi è nel dolore per la perdita di un familiare. La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti. Se in famiglia c'è qualcosa che non va o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito una famiglia che non mangia mai quasi insieme o in cui a tavola non si parla ma si guarda la televisione o lo smartphone. È una famiglia poco famiglia. Quando i figli a tavola sono attaccati al computer e non si, al telefonino e non si ascoltano fra loro, eh, questo non è famiglia, è un pensionato. Convivialità da una parte, telefonino e tv dall'altra. Papa fa proprio anche il gesto no? attaccati al telefonino. Ci diceva prima: non è neanche più un bombardamento esterno, è che noi siamo attaccati a questo quasi prolungamento. Nostro. Il Papa ehm, richiama quella che è l'essenza della famiglia, cioè quello di essere l'unico luogo autentico dell'amore, quindi un, un luogo privo di variabili funzionali. Quindi il Papa dice che la famiglia è una grande opportunità perché è l'opportunità primaria di convivialità, cioè di relazione e di condivisione delle gioie e, delle, e dei problemi e quindi individua ah, non soltanto nel silenzio, quindi nell'incomunicabilità, ma soprattutto negli, in, in, negli strumenti che possono determinare questo silenzio e, in, e, e questa incomunicabilità, Proprio il problema principale, eh, è interessante questo gesto che lui fa del digitare, no? perché ehm, il, il verbo digitare è uno dei verbi del, del millennio, del, del contemporaneo, eh, in un certo senso evidenzia anche una nuova propensione dell'uomo che non ascolta soltanto, che non vede soltanto, che non odora soltanto, ma tocca. Quindi siamo in una società anche del, del toccare, ma non toccare gli altri, ma toccare uno strumento. Quindi io credo che il, ehm, il richiamo deve essere quello di educarci non soltanto ai media, ma di educare noi stessi in quanto media. I primi media, i primi medium siamo noi e il Papa lo dimostra con la sua testimonianza ogni giorno, è lui il medium. Mi veniva in mente un'altra cosa ascoltando il Papa, no, eh, immagini di famiglia, anche belle, che potevano rallegrarle, le vedevamo un tempo nella pubblicità questa famiglia riunita intorno al tavolo, ormai neanche insomma, si vede più questa famiglia riunita intorno al tavolo della pubblicità, che cosa sta diventando la mensa domestica? C'è ancora una mensa domestica, lei che appunto lavora proprio con le persone? Con... Ma intanto c'è da dire una cosa, ehm, nella indagine sulla dieta mediatica dei nostri bambini adolescenti in Italia, un, dato, un altro dato che mi ha sorpreso è che un ragazzo su tre e un bambino su tre dichiara apertamente che, i genitori non gli hanno dato un esplicito divieto di utilizzare la strumentazione tecnologica a tavola perché non glielo danno? perché i genitori sono i primi ad utilizzarlo cioè in realtà dei fatti non sono... il Papa centra l'attenzione sui ragazzi e non c'è dubbio che i nostri figli siano particolarmente propensi a usare la tecnologia sempre ma anche eh, noi adulti tendiamo a, a rompere questo patto straordinario che è il patto di convivialità, lo stare insieme il trasmetterci le ansie, le paure, le gioie nel, nel, nell'incontro eh, e quindi di fatto c'è un adulto, ma poi la vera domanda è questa, ma perché un ragazzo dovrebbe stare a tavola ad ascoltare un adulto quando i nostri adulti sono terribilmente noiosi, eh, non gioiosi, affaticati, eh, perplessi, presi delle loro... Molte mamme e molti papà sono presi dalle loro pensieri, dai loro desideri, dalle loro ansie, dai loro problemi e non sono più in grado neanche di alzare gli occhi e guardare i figli. Insomma, voglio dire, finché noi diamo la possibilità di scelta ai nostri figli, onestamente, la maggior parte dei figli sceglie volentieri, eh, almeno fino a un certo punto della sua vita, di relazionarsi con il genitore. Il problema è che la prima chiusura viene da noi genitori. Poi sappiamo dire che sono i nostri figli che non ci parlano, ma in realtà. E che per primi non abbiamo parlato noi. Insomma, in qualche modo io centrerei l'attenzione su noi genitori, sulle nostre immaturità, le nostre incapacità di andare verso i figli. Professor Padula. No, eh, mi, mi veniva in mente che ehm, Facebook è il social network più diffuso. E assistiamo nel, nell'ultimo nell periodo ad una migrazione da parte delle giovani generazioni da Facebook verso altri spazi social. Quindi sono loro che paradossalmente diventano degli immigrati digitali perché questo succede? Perché su Facebook, come diceva il professor Cantelmi, ci sono i genitori, in alcuni casi anche i nonni. Quindi, proprio per una sorta di ehm, barriera anche legata, legata alla privacy, avviene questo. Quindi c'è una rincorsa. Che a volte non è nella, nel, nel reale, cioè nel, nel concreto, nell'offline, ma è anche nel digitale. Questo è un dato, è un dato significativo: quindi anche gli spostamenti eh, nel, nel digitale caratterizzano proprio questa distanza tra genitori sì, e figli. E trovo anche molto penoso, francamente, quei genitori che dicono: Ah, io attraverso Facebook riesco a comunicare con mio figlio. Io lo trovo penoso e squallido, nel senso che dico: Ma forse potevi parlarci prima. Quando noi genitori dobbiamo utilizzare e rincorrere i nostri figli su questi terreni, forse abbiamo già perso in partenza, partenza. avrei veramente tante domande, ma un'altra è eh, quanto tante volte i genitori non sono neanche loro consapevoli poi del rischio che c'è navigando in questi ambienti. Cioè da una parte li uso, cominciano a usarli, o forse per, per essere moderni, per essere, così si buttano, ma poi non si rendono conto dei pericoli. Uh, il, il vero grande pericolo è che in realtà, uh, paradossalmente, questa tecnologia, che è umana perché l'abbiamo inventata noi, per la verità l'hanno inventata i ragazzini. Gran parte degli strumenti tecnologici che noi utilizziamo, mh, per esempio Facebook o altri, sono stati inventati dai ragazzini. Quindi noi adulti frequentiamo un mondo costruito uh, più grande di noi, costruito dai ragazzini. Ma la vera grande insidia è che in realtà... Questa tecnologia plasma una visione di uomo, cioè ci cambia per certi versi. Per esempio, se questa nostra chiacchierata fosse bellissima, probabilmente io dovrei in questo momento, già mentre la facciamo, condividerla su un social mentre eh, in realtà non faremo così, cioè facciamo questa chiacchierata, poi usciamo di qui, poi ci ripensiamo sopra, la elaboriamo dentro di noi, poi lo diciamo a qualche amico, a qualche altra persona, alla moglie, ai figli, poi forse metteremo il video su, su qualche social e la condivideremo. Ma per i nostri giovani non è più così, cioè l'esperienza appena viene fatta viene condivisa e quindi non c'è più l'elaborazione dell'esperienza, ma questo non è senza conseguenze. Cioè, questo superficializza in un modo straordinario, emotivizza in un modo straordinario ogni esperienza e quindi cambia, allora cambia per esempio il modo di amare. Cioè, perché amo quella persona? Non perché ci ho condiviso una storia, perché ho avuto dei progetti, perché abbiamo sofferto insieme, ma perché proviamo emozioni forti insieme. Dunque, se non proprio emozioni forti, ne cerco un'altra. Allora, questo ci cambia il nostro modo di essere, allora, senza rendercene conto. Si sta costruendo un nuovo uomo che appunto abbiamo chiamato Tecnoliquido per dire che cosa sta succedendo, ma insomma non c'è parola che riesce a esprimere quello che sta succedendo perché è un continuo evolversi. E tutta la collusione col narcisismo. Cioè, noi stiamo insegnando ai nostri bambini, e ai nostri adolescenti che il modo migliore per avere successo, essere popolari in rete, è rappresentarsi. Quindi la vita è una rappresentazione. Allora loro sono bravissimi a rappresentarsi su un social. Ma saranno altrettanto bravi poi ad incontrarsi? Probabilmente no. Eh, io mi incontrerò con la tua rappresentazione. Una mia paziente viene distrutta, lasciata dal fidanzato e viene distrutta allo studio. Le, il soccorso amico, le amiche, ha detto: Ah, sai, che c'è, eh, ti faccio conoscere una persona. Vedrai. Benissimo, un'amica parla ad un ragazzo, c'è cioè, questa ragazza è bravissima, bella, è bella e carina. Lui dice, ma però prima la voglio vedere su Facebook. La guarda su Facebook e dice: No, non la voglio proprio conoscere. Dopodiché lei viene a sapere questa notizia. Si dispiace, ma poi la cosa più drammatica è che lui aveva sbagliato a guardare il profilo: non aveva guardato il profilo di lei, ma di una sua omonima. Dunque ci ripensa e lei dice: Ma io chi vado a incontrare? Se questa persona prima ancora che conosce mi ha giudicato su Facebook, non la voglio più incontrare, ma comunque era ridotta in macerie. Cioè Quello che voglio dire è che tutta questa tecnologia ci cambia profondamente. Allora il problema non è tanto il pedofilo in rete, quello, quello. Tutto è un problema, per carità. Ma la verità è un'altra, che è molto affascinante come tecnologia, ci risolve un sacco di problemi, ci fa stare anche meglio, forse ma di fatto ci cambia la mentalità, e questo è il punto, cioè siamo, secondo alcuni, non tanto una rivoluzione psicologica o psicosociale, ma antropologica, cioè sta cambiando l'uomo. Sì, ci sono dei social network che per esempio ehm, rivoluzionano le modalità di relazione, adesso non, non faccio il nome, ma c'è un social network che utilizza per esempio la geolocalizzazione, eh, quindi due persone si piacciono immediatamente, si incontrano, Consumano la loro relazione a vario titolo e non si rivedono più. E in alcuni contesti, soprattutto in contesti metropolitani, quindi più complessi, più resistenti anche alla condivisione, alla relazione eh, immediata, alla vicinanza, alla convivialità, come diceva Francesco, questo sta diventando uno dei principali veicoli di relazione di conoscenza con l'altro quindi un non, non soltanto una sessualità ma un'affettività mordi e fuggi cotta e mangiata eh, e, e questo naturalmente appunto come, come diceva il professor Cantelmi eh, rielabora l'umano cioè lo, lo ripropone penso a, mh, mh, ai giovani e a, 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 al loro rapporto con i social in termini di gratificazione e di frustrazione quanti post ho avuto Avuto, sono, sono soddisfatto. Se, ne, se non ho avuto nessun retweet, nessun like, sono frustrato. Professor Cantelmi, eh, diceva queste modificazioni che avvengono poi proprio anche a livello cerebrale, no? Lei ha studiato anche. Sì, abbiamo questo. qualche, i primi studi. È chiaro che il nostro cervello è plastico, quindi si adatta tantissimo. Si sviluppano nuove funzionalità, si attivano più aree, aree diverse. Quindi, eh, soprattutto dall'Asia, vediamo i primi risultati di nuovi studi. Che dimostrerebbero questo aspetto, cioè, stiamo, stiamo cambiando in qualche modo. Eh, ma, eh, per esempio, il concetto di amicizia, che è sempre più legato alla condivisione di un evento, di, una, di foto, di post, piuttosto che ad, eh, ad una intimità, cioè una vicinanza, insomma, in altri termini. Cosa sta succedendo? Succede questo, che oggi il territorio più, complica, più complicato da, 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 da percorrere è quello dell'intimità, cioè della vicinanza tra le persone. L'intimità è qualcosa di molto complesso. I nostri ragazzi imparano a cortocircuitarla nello sballo, nella sessualità immediata, illudendosi di intimità. Potrei farvi leggere i messaggi di una mia paziente che eh, dopo aver rotto eh, il suo legame affettivo principale importante, la persona con cui aveva convissuto, eccetera, inizia una serie impressionante di fallimenti eh, che, di, di piccole relazioni che durano due o tre incontri, in, in cui, perché lei scambia la immediata sessualità come intimità e quindi eh, insomma, stiamo costruendo dei, una generazione che è incapace di gestire intimità la vicinanza e questo ha delle conseguenze importanti perché in soldoni sempre più tecnomediamo la, la relazione e quindi un genitore pensa di fare una cosa buona eh, tecnomediando anche la sua relazione genitoriale, per cui parla col figlio in Facebook, sempre più tecnomediamo la relazione, sempre meno siamo capaci di capirci, cioè nel senso io di capire che cosa prova lei in questo momento, cosa pensa e soprattutto di condividere un po' la sua esperienza, questa si chiama empatia. E quindi stiamo costruendo una serie di deficit metacognitivi che impediscono alle persone di entrare... Profondamente in relazione l'uno con l'altro. Ma questo è il compito che abbiamo noi vecchia generazione. Uno scenario di riflessione impressionante, interessantissimo, che insomma, voglio dire, dobbiamo continuare questo discorso perché mi fanno segno che il tempo è scaduto. Io volevo parlare con voi di famiglia e papà, ancora sulle parole di Papa Francesco che ha detto insomma, delle cose ancora che vorrei sviluppare. Ultimissima riflessione proprio molto breve: famiglia e media, allora dobbiamo spegnere questo cellulare, dobbiamo. Come a, padri siete due padri? Assolutamente non dobbiamo spegnerlo, ma dobbiamo educarci, educarci e quindi essere noi i primi testimoni. Io faccio l'esempio. Del, della mia famiglia, io, e mia moglie e il nostro bimbo di tre anni cerchiamo, almeno durante il pranzo, di non vedere la televisione e di non dargli il telefonino. Il telefonino però può diventare anche uno strumento di mediazione, uno strumento di relazione, ma ripeto, l'educazione deve essere umana, quindi eh, la media education ha senso alla luce dell'educazione dell'uomo. Educare l'uomo significa anche educare i media. Sì, no, secondo me l'educazione, come diceva Don Bosco, è una faccenda di cuore, quindi eh, o i genitori ci vogliono mettere un po' di cuore oppure anche loro faranno le loro scelte, che drammaticamente sono riflesse come in uno specchio ai nostri figli. Grazie mille per essere stati con noi, professor Padula, professor Cantelmi. A presto allora, buon proseguimento ai nostri telespettatori.